Ecco, poi qua vi volevo far vedere Tara nell'induismo, per farvi vedere, ecco, un po' diversa dalla nostra Madonna Candida. Perché questo? Perché, ad esempio, la Dea, quindi la Divina Madre, viene vista nell'induismo, adesso ve la faccio vedere nell'induismo, vi farò vedere le varie emanazioni nel buddismo e poi chiudiamo. Allora, viene può essere vista come Lakshmi, ossia la dea della bellezza e della prosperità. Può essere vista come Radha, ossia la compagna di Krishna, l'amore, no? E anche coniugale. Durga, ossia la guerriera che combatte i demoni. Ecco qui, quindi già Durga comunque ha una versione irata, no? È una versione guerriera della dea. Qui entriamo proprio nell'aspetto terribile e sanguinario con Kali. Non so se avete visto delle rappresentazioni di Kali, ma praticamente ha un aspetto di un demone. E Tara, che ha il potere rigenerativo, ed è colei che dona pienezza. Questa qui è Tara, che assomiglia comunque abbastanza a Kali. E questo perché? Non perché la dea viene vista come un demone, ma perché la dea ha questo aspetto di positivo, quello che noi definiamo positivo, ossia di accoglienza, di compassione, di amore, di tutto quello che volete voi, ma allo stesso tempo è anche una potenza della natura e quindi lei si trasforma in demone non per essere un demone, ma per sconfiggere i demoni, ecco. E quindi in realtà questo aspetto un po' come dire anche, non so, la mamma severa, la mamma che educa e educa sì con il bacio, ma a volte educa essendo anche molto rigorosa e molto categorica. Ecco, questo viene espresso nella cultura induista proprio a 360 gradi.